Questa tecnica vocale con cui ho improvvisato qualcosa adesso in modo estemporaneo potremmo definirla canto armonico. Canto armonico è una macro definizione, anche abbastanza generica, all'interno della quale però possiamo ritrovare un sacco di tecniche e modalità che ci permettono appunto di discriminare gli assoli armonici della nostra voce, quindi farne sentire uno piuttosto che un altro, oltre al suono fondamentale che andiamo ad intonare. E qualche anno fa feci un tutorial sul canto armonico, registrato male col telefonino in una serata post concerto, quindi ero eufemismo abbastanza cotto, e feci questo video, però nonostante la scarsità tecnica, diciamo, fu il video che in realtà portò il mio canale da praticamente zero, dall'essere inesistente, ad avere comunque più di 300 iscritti, 340 iscritti, non mi ricordo quanti, però veramente tanti in breve tempo. E in più, cosa ancora più importante, mi portò ad avere comunque interazioni con varie persone, non solo dall'Italia, che erano interessate comunque a questo tipo di tecnica. Quindi è da un po' che volevo fare una roba registrata meglio, con un audio anche migliore, magari dopo aver dormito questa volta, e quindi questo è il primo diciamo appuntamento dedicato appunto al canto armonico. Non farò l'errore che ho fatto l'altra volta di dire che lo divido in 3-4 puntate. L'altra volta avevo detto che l'avrei fatto in 3 puntate, poi ne ho registrate 2. In realtà avevo già detto tutto quello che serviva, e quindi la terza poi non ho mai, non sapendo cosa fare nella terza, non la registrai mai, non l'ho mai registrata, e infatti potete leggere qualche commento di disapprovazione sotto quei video. Io non so in quante puntate saranno questi incontri sul canto armonico, tant'è, questa è la prima sigla e poi cominciamo a dire qualcosa di interessante che vi permetta, per chi non conosce questa tecnica, di cominciare a praticarla. Innanzitutto voglio definirvi che cosa sono gli armonici. Rimaniamo in ambito vocale. Quando noi ascoltiamo un suono vocale, la sensazione che abbiamo è quella di percepire, la percezione è quella di ascoltare un unico suono. In realtà questo suono è il risultato della somma di tanti armonici, degli armonici che lo compongono. Armonici che si generano dalla nota fondamentale che noi andiamo a intonare, secondo una serie. Senza entrare troppo nello specifico, gli armonici possiamo definirli come i suoni più puri che possiamo ascoltare in natura e che formano ogni tipo di suono che possiamo ascoltare. Tra l'altro, proprio come fra le particelle subatomiche che compongono la materia c'è cioè il nulla, la stessa cosa succede fra gli armonici. Tra un armonico e l'altro c'è il nulla. Quando noi pratichiamo il canto armonico, chiunque l'ha praticato può sperimentare che una volta che stiamo intonando un armonico, se ci muoviamo con l'articolazione, andiamo a finire ad intonare un armonico o successivo o precedente, ma sicuramente non c'è possibile fare un glissato tra un armonico e l'altro, avere un'intonazione eccedente o calante. No, rispetto alla fondamentale che noi andiamo a intonare, gli armonici sono quelli e fra un armonico e l'altro c'è appunto il nulla. La prima tecnica che vi insegnerò oggi è quella a una cavità. Vi dirò alla fine del video anche due parole sulla persona che dobbiamo ringraziare per queste due per l'oggettivazione delle due modalità principali che abbiamo per emettere armonici.
Comunque, la tecnica si chiama tecnica armonica a una cavità, cioè la mia bocca è una cavità e tenendo lungo un suono io non faccio altro che cambiare la dimensione, la conformazione di questa cavità. E facendo questo cominceremo a sentire che sopra la nota fondamentale che andiamo a intonare cominceremo a sentire la nascita appunto di questi armonici. Vi faccio sentire. Ok, sto usando le mani, così proprio come ci faceva fare il mio maestro, che vi ricorderò appunto, vi dirò chi è alla fine del video, perché è molto importante comunque in un certo senso rendere più fisici questi armonici, no? Più corporei, ma questo vale per il canto in generale, non solamente per il canto armonico. Quindi io trovo che a me mi aiuti molto muovere le mani come se avessi proprio gli armonici nelle mani. È talmente fino il lavoro dei muscoli articolatori di spostamento dalla U alla I, se avete sentito, il mio movimento è stato dalla U alla I, è talmente fine che con l'utilizzo delle mani riesco a essere un pochino più graduale. Proviamo insieme, quindi teniamo lunga una nota, se volete usate l'altezza che sto intonando io, se rispetto alla vostra estensione non si trova circa a metà, perché diciamo che le note che andiamo a utilizzare per il canto armonico sono circa a metà della nostra estensione, perché è la zona del nostro range dove appunto la nostra voce è più armonici. Se non va bene per voi come altezza, una volta terminato il video, provate ad usare una nota che sia circa a metà del vostro range per far sì che gli armonici insomma si sentano meglio. Riproviamo dalla U alla I. Vedete che quando non siamo più U, quando non siamo più U e fino a quando non siamo ancora I, noi sentiamo nascere appunto sopra la fondamentale questi armonici, no? Che da una certa altezza salgono fino agli armonici più acuti che possiamo intonare e poi ritorniamo all'altezza di partenza. Molto bene, vedete che adesso questi video qua li sto girando in questa scala, diciamo, perché qua c'è un reverbero particolare che mi aiuta sicuramente rispetto ad altre zone di casa mia, e quindi ho scelto una zona per allenare, per fare questo video, che potesse aiutarmi a far sentire gli armonici della vostra voce. Vi consiglio quindi doccia, bagni, quelle zone che solitamente hanno un'acustica, un reverbero più presente. Ok? Prima di chiudere il video volevo appunto ricordarvi quello che è stato il mio maestro riguardo al canto armonico, che è stato il grande, l'immenso, l'indimenticabile Trang Quang Gai, che purtroppo se n'è andato qualche tempo fa. Era un maestro dalla cultura musicale spaventosa, ha insegnato tantissimi, fra cui anche a Demetrio Stratos alla fine degli anni 70, è stato il maestro dei principali insegnanti di canto armonico che possiamo trovare in giro ancora adesso, ma al di là di tutto questo lo voglio ringraziare appunto innanzitutto per la persona fantastica che è stata anche con me, ma so con tutti, con la maggior parte dei suoi allievi, tanti li conosco e tutti ne parlano benissimo, giustamente, ma anche per essere stato proprio quello che ha appunto oggettivato, diciamo, le due modalità principali per emettere, per far risuonare gli armonici della nostra voce. Una è quella che abbiamo visto oggi, che è a una cavità. Prossima volta vedremo invece la modalità a due cavità. Spero che il video possa essere stato interessante, anche questo. Vi ringrazio tutti quelli che hanno messo mi piace, si sono iscritti al canale, hanno interagito sotto i video che avevo condiviso. E niente, vi ringrazio, ci vediamo martedì prossimo per un altro video, penso per la continuazione di questo, comunque per un altro video interessante dedicato alla voce. Ciao!